Cominciando con questa prima presentazione, vorrei richiamare brevemente perché questo censimento è importante e perché lo facciamo spendendo dei soldi pubblici. In primo luogo perché dobbiamo misurare la consistenza di questo settore in relazione alle sue dimensioni principali. Quanta parte è market, quanta parte è non market, quanta parte dipende da un finanziamento pubblico oppure da un finanziamento privato. Queste sono tipiche analisi che dobbiamo fare anche in serie storica, ovvero sia confrontarci con il passato. Devo dire che nell'ambito della statistica pubblica il settore non profit è negletto a livello soprattutto europeo, non c'è un regolamento, siamo noi che facciamo un notariato statistico in qualche modo in Italia cercando di conoscere meglio questo settore. Da un lato questo ci dà libertà rispetto ai regolamenti europei che generalmente sono molto ficcanti, molto precisi, molto anche vincolanti, e dall'altra parte però ci dà anche meno spazio economico, meno spazio di finanziamento e quindi di fatto la serie storica è molto breve, a questo volevo arrivare. Abbiamo dati di censimento, del primo censimento riferiti al 1999, poi è stato aggiornato nel 2001 in occasione dello scorso censimento dell'industria e dei servizi, questa è la prima occasione che ci consente di aggiornare la serie. Dobbiamo rappresentare le loro caratteristiche organizzative, strutturali, sono grandi, sono piccole, sono in rete, quanto è forte la rete e che tipo di rete. Dobbiamo consentire anche attraverso questo censimento la messa a regime di un registro statistico delle istituzioni non profit. Cosa vuol dire? Vuol dire che usando i dati amministrativi normali noi riusciamo a fare un registro statistico che ha una valenza esclusivamente statistica, che rappresenterà nel continuo, una sorta di censimento continuo ogni anno, l'aggiornamento di quello che saranno i risultati dell'attuale censimento sul campo. Dobbiamo anche costruire una base per fare statistiche campionarie nei prossimi decenni. Da questo punto di vista l'Istat nello scorso decennio ha fatto alcune rilevazioni sulle organizzazioni di volontariato, sulle fondazioni e sulle società di cooperativa sociale, ma in realtà si tratta di pezzi, non si tratta di tutto il quadro e in realtà noi quello che vogliamo fare invece sono delle campionarie di approfondimento durante il decennio intercensuario. Quali sono i contenuti informativi? Richiamiamoli brevemente. È evidente che c'è un questionario riferito all'unità istituzionale, cioè a quella che ha l'associazione, che ha il suo statuto, che ha il suo organo di rappresentanza, che ha un'autonomia quindi anche di entrata e di spesa, un'autonomia se volete di bilancio, che però può anche essere associato a molte altre unità istituzionali. Ne dico una per tutte, la prima che è l'ultima di cui abbiamo parlato venendo qui in taxi, Archeo Club, formata da 170 unità istituzionali, anche se sono associate in una associazione di secondo livello che è Archeo Club Italia. E ogni questionario c'ha anche lo spazio, cioè dei box o delle sezioni, una per ciascuna unità locale. Questo perché? Perché il censimento è fondamentale che rappresenti, è l'unica rilevazione statistica che consente di rappresentare il territorio a maglie molto fini, quindi a livello di comune e sotto al comune per quartieri fino alla sezione di censimento. Quindi è molto importante questo aspetto dell'unità locale, pensiamo alla Croce Rossa Italiana piuttosto che a un altro grande ente che può essere le Misericordie, non possiamo contare uno lì, dobbiamo contare anche le unità locali, cioè il territorio, il loro display sul territorio. Quanto agli altri contenuti informativi, abbiamo certamente la struttura organizzativa, le reti di relazione, l'ambito territoriale di intervento e poi gli input della produzione dei beni e servizi, perché queste associazioni hanno sì una grande valenza anche sotto il profilo della partecipazione dei cittadini alla vita sociale dei territori, tuttavia sono anche produttori di beni e servizi e quindi usano delle risorse volontarie o no, dipendenti
retribuiti o meno, a secondo delle condizioni e delle specie, però questo è un punto rilevante. Quanto viene impiegato in termini di giornate di lavoro su questo? Questo è un tema veramente molto importante e su questo profilo vorrei richiamare l'attenzione che il censimento adotta le soluzioni di quello che è il regolamento ultimo dell'International Labor Office, cioè dell'ente, l'organizzazione mondiale, diciamo, che si occupa anche di statistiche del lavoro. Hanno emanato un handbook, un manuale su questi temi e noi abbiamo rispettato nel fare il censimento le tematiche proposte dall'ILO proprio per il lavoro volontario. Poi ci sono i settori di attività, è un settore molto variegato da questo punto di vista, fa servizi di moltissimi generi, offre. E da questo punto di vista quindi abbiamo da un lato la classificazione delle attività economiche che è internazionale, quindi è generata a livello prima dell'ONU e poi dell'Unione Europea, infine la specificazione italiana, ma abbiamo anche un riferimento alla International Classification of Non-Profit Organization, che è l'ICNPO in sigla, che sta dentro al questionario e che è fatta appositamente dal comune fra la Statistical Division delle Nazioni Unite e la Università John Hopkins di Baltimora, che ha un fortissimo centro di studi sul non profit a livello internazionale e a cui noi abbiamo anche partecipato. Quanto ai metodi e alle tecniche, anche qui è importante perché in realtà il censimento è basato su uno strumento elettronico del web, c'è un questionario elettronico che è molto usato anche dalle istituzioni non profit, dopo vedremo alcuni dati, ma c'è anche il questionario cartaceo. Abbiamo fatto un recapito postale servendoci del servizio di Poste Italiane e prevediamo quindi una restituzione multicanale. Abbiamo offerto questa possibilità che in qualche modo facilita anche o cerca di facilitare la risposta da parte delle unità del non profit. I tre canali sono sostanzialmente il web, quindi la compilazione diretta e trasmissione attraverso il web. Il secondo canale è la restituzione all'ufficio postale, ma sono stati chiusi il 20 di ottobre come previsto dal piano di censimento e come annunciato in molte sedi, e si continua anche con la possibilità di portare il questionario riempito in forma cartacea al locale ufficio provinciale di censimento che è costituito presso la Camera di Commercio, i cui indirizzi sono sul sito dell'Istat. Da questo punto di vista quindi abbiamo un censimento che è fondato sull'autocompilazione, ma gli uffici di censimento provinciali hanno i rilevatori, hanno i coordinatori, hanno le persone che possono dare assistenza nella compilazione, anche telefonica, e i rilevatori naturalmente saranno adibiti anche a cercare i questionari di coloro che non li hanno ancora restituiti. Chi è coinvolto in questo censimento del non profit? Sono 470.000 unità, anzi per la precisione sono 474.000 unità in lista precensuaria. Chi sono? Corrispondono tutte, almeno sulla base delle informazioni amministrative che abbiamo potuto utilizzare per fare la lista, alla definizione che qui vedete riportata. Leggo brevemente perché forse facciamo prima, ed è un'unità giuridico-economica che è dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi destinabili oppure non destinabili alla vendita e che in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie non ha facoltà di distribuire anche indirettamente profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato a chi, ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. Quindi di fatto è un'unità di produzione di beni e servizi che venda o non venda sul mercato è assolutamente non determinante, ma quello che è determinante invece è il fatto che abbia un chiaro riferimento a un chiaro divieto, diciamo così, di distribuzione degli eventuali profitti a coloro che la costituiscono, che la finanziano
o che la partecipano. Questo è il punto fondamentale di riferimento. Dunque, una Costituzione formale, una natura privata, un divieto di distribuzione dei profitti, un'autonomia istituzionale e in particolare un'adesione volontaria. Quando si compila questo questionario? Noi abbiamo iniziato il 10 di settembre, cioè è stato pubblicizzato questo censimento, il 10 settembre è iniziata la rilevazione. Abbiamo aperto il web, è potuto cominciare a compilare il questionario. Erano stati distribuiti postalmente precedentemente, sebbene con qualche caduta di mancato recapito, questo lo sappiamo dal sistema di controllo con poste, il termine delle operazioni censuarie è fissato per il 20 dicembre del 2012. Fino al 20 dicembre c'è tempo per compilare il questionario. La diffusione dei dati avverrà a partire da giugno 2013 e poi via via fino alla fine dell'anno, nel secondo semestre. Come si compila questo questionario? Ho già detto, tramite il sito dell'Istat si entra dentro con la password, la user ID che è stata fornita a tutti si compila online, oppure si compila in forma cartacea e poi si riconsegna agli sportelli dell'UPC. Vige l'obbligo di risposta, ovvero sia questo censimento anche sul non profit fa parte delle rilevazioni con obbligo di risposta soggette a sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo. Questa sanzione amministrativa è abbastanza consistente perché comunque è superiore a 200 euro e quindi da questo punto di vista chiaramente c'è da stare attenti. Lo stato della rilevazione, questo è importante a mio avviso perché ci rendiamo conto un po' della velocità. Delle 474.000 partenze, unità in lista precensuaria, finora hanno risposto il 42%. Vedete che quindi meno della metà e il tempo ormai è passato, parecchio ne è passato perché abbiamo iniziato, ricordo, il 10 di settembre. Ora quindi ci manca meno di un mese alla scadenza finale del 20 di dicembre e come vedete la situazione rappresenta la penisola lunga e stretta perché nord sta sopra la media nazionale al 48%, il centro quasi 10 punti percentuali in meno, il mezzogiorno ancora di meno. Se poi dovessimo entrare anche nella classificazione per province, vedremo che Roma e Napoli sono le peggiori e stanno ben sotto la media nazionale. Quindi lì c'è necessità di ravvivare più che a Milano, ma oggi siamo a Milano in qualche senso per fortuna. Qual è la situazione in quest'area, cioè Lombardia, diciamo, nord-ovest e Lombardia? Beh, vedete che stanno entrambi, sia il nord-ovest che la regione Lombardia, stanno sopra la media come tasso di risposta delle istituzioni non profit e le province sono abbastanza variegate con una punta minima a Milano che sta al 40% rispetto al poco meno del 50%, 10 punti percentuali in meno della media regionale. Questo è importante perché invece Milano vuol dire che pesa parecchio anche in termini di non profit, anche in termini di unità di rilevazione del non profit e quindi una sorta di attenzione a quest'area e di richiamo ovviamente alle organizzazioni che ne fanno parte. Noi abbiamo fatto già parecchi solleciti, qui c'è adesso, io la lascio questa slide, ma insomma voglio dire capisco che forse si vede anche da lontano poco. Noi abbiamo spedito tra il 22 di ottobre e il 9 di novembre 32.484 solleciti alla Lombardia, cioè a unità che risiedono in Lombardia. Il totale in Italia sono stati circa 250.000 solleciti. Poi di nuovo il 17-10 avevamo fatto però un richiamo alla PEC, tramite PEC, posta elettronica certificata, però soltanto a 13.500 circa unità non profit in tutta Italia. Perché? Perché non c'hanno la PEC.
se ci avessero la PEC, noi la conosceremo perché ovviamente ne siamo a conoscenza e quindi potremmo fare di più. Questo è un metodo molto più snello, molto più sicuro, però appunto c'è come dire, non particolare diffusione di questo strumento tra le organizzazioni del non profit. E vedete che poi un mese dopo ne abbiamo fatto il 17 novembre, ne abbiamo fatto una seconda, ovviamente più o meno alla metà rispetto alla prima, perché nel frattempo gli altri avevano risposto. Cosa comporta non rispondere? Comporta un rischio, perché dal 20 ottobre e fino al 20 dicembre i rilevatori sono stati impegnati e sono ancora impegnati a recuperare i questionari delle istituzioni che ancora risultano non aver assolto a questo obbligo, no? Li stanno sollecitando, girano nel territorio, cercano di aiutare, insomma, è il censimento che funziona nel territorio. Restano contemporaneamente aperti due canali di restituzione, quello web e gli sportelli di accettazione presso gli uffici provinciali di censimento. Però le istituzioni non profit che entro il 20 dicembre non avranno restituito il questionario saranno soggette all'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta. In particolare, cosa accadrà? Accadrà che l'ufficio provinciale di censimento invierà una diffida alla singola unità organizzativa del non profit ad adempiere entro una certa data, entro una certa scadenza. Passata quella scadenza, l'ufficio provinciale di censimento accerterà se è stato risposto, se è arrivato il questionario. Se non è arrivato il questionario, procederà a un atto di accertamento che verrà inviato all'Istat, il quale provvederà a comunicare la sanzione all'unità organizzativa. Queste, sono sostanzialmente le procedure stabilite dalla legge, una legge generale delle sanzioni amministrative e ovviamente è in questo che consiste il rischio di non rispondere. L'altro rischio, però, secondo me, è ancora peggiore. È ancora peggiore, diciamo, per voi. Perché? Perché questo è un censimento fatto per le organizzazioni non profit, diciamo la verità. Cioè, noi vogliamo conoscere, vogliamo fare una statistica per diffonderla, per renderla nota a tutti. La statistica è un bene pubblico disponibile liberamente. La statistica pubblica. Quindi, da questo punto di vista, è la conoscenza di noi stessi, o per meglio dire, la conoscenza di voi stessi. Questo è un punto importante che a mio avviso va sottolineato con tutti i vostri associati. Noi non vogliamo sapere, abbiamo il segreto statistico, la tutela dei dati personali, cioè non è mai uscito niente, il rischio che esca qualcosa dall'Istat sotto il profilo delle informazioni individuali è pari a zero. E quindi, da questo punto di vista, il nostro unico scopo è quello di rappresentare un importante settore poco conosciuto sui territori, nel suo insieme, nelle sue componenti, nelle sue diversità. E allora per questo io vi vorrei, ops, vi vorrei parlare un attimo di che cosa ci attendiamo noi dell'Istat sotto il profilo della diffusione di questi dati. Noi faremo una diffusione basata fondamentalmente su un data warehouse, o per meglio dire su un sistema di data warehousing, ovvero sia elettronico. E questo sistema comprenderà tutto il censimento dell'industria dei servizi. Vedete che qui ci sono sei contenitori che girano intorno al sistema e quelli in colore più azzurro chiaro riguardano proprio il non profit, perché ci sarà una parte di questo data warehouse, quella più strutturale, che farà riferimento a tutto il censimento, quindi verranno presentati dati non solo nel non profit, ma anche in termini di imprese, in termini di istituzioni pubbliche, cioè tutte le unità che producono beni e servizi sul territorio. Poi ci sarà una parte che sarà dedicata ai confronti storici, quindi il non profit di oggi rispetto al non profit del 99 e del 2011, e poi ci sarà un grande, data warehouse tematico sulle istituzioni non profit, quello che approfondirà tutta l'informazione su questo settore. Vediamo allora questa informazione. Ce
Ci sono gli aspetti della struttura organizzativa territoriale, la base sociale, la vita associativa, gli organi direttivi. Poi un'altra parte sarà dedicata all'analisi, all'informazione sulle attività svolte e i servizi erogati, che tipologie di servizi, quali destinatari o target group, quale forme di cittadinanza vengono promosse. Le reti di relazione, come dicevo, sono estremamente rilevanti dentro a questo settore. L'adesione a forme di aggregazione, i patti, le intese, le convenzioni, i rapporti con le istituzioni pubbliche. Che tipologia di raccolta dei fondi, quali strumenti di comunicazione vengono utilizzati. E poi, come dire, il fattore della produzione, le risorse umane, le risorse economiche in termini di spese e di uscite classificate secondo un criterio univoco che è stato studiato nell'ambito appunto del comitato consultivo di cui ho parlato, e infine le informazioni territoriali, perché tutto ciò sarà disponibile a livello comunale. Quello che io vi voglio dire in realtà è che stiamo cercando di fare una mappa articolata dove le informazioni rilevate permetteranno di delineare dei confini, confini che direi che sono di tipo euristico, ovvero sia dei confini del settore non profit italiano in relazione a categorie importanti, interpretative, analitiche. Per esempio, l'orientamento mutualistico oppure l'orientamento solidaristico. Per esempio, le attività per il mercato o non per il mercato. Mercato vuol dire che vendono per più del 50% del valore, diciamo, dei costi, no? I servizi e i prodotti, i beni e servizi, diciamo. Un altro confine molto molto importante è il finanziamento prevalente, quanto finanziamento pubblico, quanto finanziamento privato. Le innovazioni tecnologiche, le innovazioni organizzative, anche in termini di modalità di resa dei servizi. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti che a noi premono di più per avere e dare, offrire, la conoscenza di questo settore che, come dicevo prima, non è molto conosciuto in termini né comparativi nel tempo né comparativi nello spazio, all'interno dell'Italia ma anche nei confronti degli altri paesi. Confrontarci con diciamo, questo settore in Francia, in Germania, in Inghilterra piuttosto che in Spagna o negli Stati Uniti certamente ci aiuterebbe a avere una conoscenza più approfondita e probabilmente anche una capacità decisionale maggiore.